Buonasera, ciao. Hai deciso che ci dovevamo vedere di nuovo insieme. Di nuovo insieme, Sara, ciao. Alla pizza che abbiamo chiamato Chi c'è c'è. Ora l'iniziativa è stata di uno di noi, del gruppo. Poi guarda caso proprio stasera non ci sta, Pietro Paolo e Iaccarino, che salutiamo e che ci potrà vedere nel video. Comunque è bastato veramente un giro di mail, di telefonate per ritrovarci, una buona parte degli allievi della ex quinta elementare dell'anno 60-61, e quindi abbiamo il piacere di ancora di poterci scambiare dei ricordi, di poter scambiare un sorriso, un pensiero su quello che abbiamo fatto. Allora facciamo così, un ricordo di quel tempo, piccolo piccolo, vai. Un ricordo di quel tempo, io mi ricordo il maestro che si chiamava Balsamo, il maestro Balsamo, Federico Balsamo era sempre molto elegante, di stile, una persona molto per bene, ci voleva tantissimo bene, ci insegnava bene, e questo maestro io ce l'ho sempre in mente perché è stato veramente un esempio nella mia vita. Oltre al ricordo delle bambine dell'epoca, della classe, delle bambine, ma ce n'era una bellissima anziana all'epoca, che noi ci perdevamo un po' la testa, eravamo poche, perciò erano poche, quindi erano tutti i nostri pensieri e le critiche e allora, le passioni concentrate. Voglio ringraziare attraverso questo video gli amici che non sono presenti, che volevano esserci ma per motivi di lavoro non possono essere qua da noi, e anzi qualcuno di loro ha mandato in rappresentanza addirittura la signora, la consulta. Eccola qui, la rappresentante. Paolo Russo, il comandante, ha mandato Berenice. La quale non è della nostra classe, della quinta elementare, però è già la seconda volta che viene, e ad onore fa parte del gruppo degli allievi della quinta elementare. Ciao, sono per rappresentare Marina, ma vengono tante a piacere, che mi dispiacerebbe che la consiglio. Ecco, bravo. Un complimento con Silvio perché è un ottimo organizzatore e dà una delicatezza, ricordandosi tutti, che è un'attenzione per tutti. E invece qui chi ci sta? C'è Adriana! Eravamo tutti innamorati di Adriana. Adriana è ancora bellissima, guarda. Questa bella signora. Veramente si fermava l'orologio. Lei però non allora. Ci curava. Allora, ancora oggi. Però non ci curava molto, perché sai, le bambine di allora, un po' perché pensavano ad altre cose, vabbè. Però erano veramente tutte bambine bellissime, per benissime, simpaticissime. Adriana, un ricordo ci hanno di fatto quei sognare. Da studio, ero tanto bravo a studiare, ero la prima. Ho capito. Era brava a studiare, però noi non ce ne siamo accorti, dire la verità. Ah, sì, ero tanto bravo, avevo tanta voglia. Maria Teresa? Vieni Sara. Della girati, dai, fatti vedere. Un ricordo dei tuoi compagni. Un compagno di banco. Siccome eravamo dispari come femminucce, io avevo un compagno di banco maschio. E chi era? Era Iaccarino. Pietro Paolo e poi cugino di mio marito. Come sei stata sfortunata? Bene che lui lo sente, perché è un delinquente. L'iniziativa di questa serata è stata di Pietro Paolo, e poi non è venuto, è un grande delinquente. Contiamo la prossima volta di vederlo. Certo. Chi altro ci sta? Andiamo a vedere. Chi ci sta? Abbiamo Giuseppe Ferola. Sei in video, Giuseppe. Della scuola. Girati, che altrimenti non vieni più. Guarda che anche se c'è da contemplare, a voler ecco. Dire la verità. Io ho detto che c'erano delle bambine eccezionali in classe. Ah, sì. Quindi non possiamo negare. Poche. Erano solo 5. Bella, 6 o 7, come mi ricordo. Non è il ricordo bello della. Questo è il tuo ricordo, eh? Sì, il mio ricordo era quello. E poi no, poi c'è stata la recita molto importante. Eh sì, la recita. Tu che facevi la recita? E io facevo il papà di 7 figli. Pensa un po'. Io ero uno dei 7 fratelli. Esattamente. Mio padre.
Esatto. E la signora che è a fianco a te, presentacela. È una Lara, è una piemontese, è una piemontese doc. Piemontese doc, adottata. No, doc proprio perché parlo piemontese, ma piemontese. Precisamente astigiana. Astigiana. Benvenuta qui da noi. È da anni che viene qua. Vieni, vedi tu come lo prendi di lato, di fronte. Ciro, forse è meglio un po' di Ciro, fronte. Girati un pochino. Perché ho paura che qua i profili. Eccolo qua, eccolo. Oh, qua. Grande Ciro. Ciro, un ricordo di quei tempi. Un ricordo di quei tempi che si era troppo. Erano tempi troppo belli, troppo sinceri, troppo originali. Tempi che oggi quasi non esistono più. C'era tanta amicizia nelle scuole. E a quanto pare si è protratta nel brava, tempo perché siamo dire. Arrivati ad oggi. Sì, pur abitando a Castellammare viene con noi, è molto legato al gruppo e questo è un onore e un piacere per noi. Carlo Coppola adesso, qui. Carlo Coppola, cosa qua. Ci ricorderà, eccolo qua. Carlo. La signora permettendo, non ti preoccupare lì, sì, anche sì, lì non te ne scappare perché ci sei anche tu nel mirino. Carlo, allora, il bello della classe, vediamo un po' che cosa ci dice. Sia il momento più bello, quello dopo 50 anni di ritrovarci, allegria, con la stessa serietà e con la stessa volontà di stare assieme. Questa è la cosa più bella. Tu che dici, che lì noi non eravamo con loro, però tu non c'è. No comment. No comment. Francesco, ciao. La moglie, ciao. E dico che è una cosa bellissima quella che si fa, questo incontro dopo tanti anni, meraviglioso. Sì, è una cosa bella. È il piacere di poter stare di nuovo tutti insieme. Anche se si è cambiati leggermente, però è bello stare. Ma noi ci guardiamo con gli occhi di allora. Ci stiamo guardando con gli occhi di allora. Si pensa ad allora, non ad adesso che stiamo vivendo questi momenti. Va bene. Andiamo a sentire Francesco. Un ricordo di qualche anno fa, di quando eravamo ragazzi piccoli, adesso siamo ragazzi un po' più. Che combinavi a scuola tu, Francesco? Io studiavi regolarmente. Studiavo ben poco. Ecco, hai capito? Ogni tanto andava a fare la famosa stampa. Si fa ancora la famosa stampa. Ce l'andavamo in giro per le spiagge, per le montagne. Bel ricordo. E adesso c'è lo sportivo di turno. Ah, qua il nostro. Facciamolo girare, c'è una chioma, candida. Eccolo qua, il nostro sportivo. Abbiamo già detto parecchio. Io ricordo un ricordo proprio del periodo. Il professor Basso mi ascoltava le mele a scuola. Ah, le mele. Ora era insegnante, professor Basso. È vero, tagliava le pere per insegnare le frazioni. Aveva un successo pazzesco. Ma le mele prima le mangiavate? Ma tagliava uno sul futuro. Era una cosa. Che bello. Chi se lo divertiva? Bel ricordo questo, il nostro professore. E Carletto, Carlo. Grande Carletto, condivido il ricordo di. Tu hai inaugurato fare la scuola qualche cosa, la bandiera, una cosa del genere. Sì, le fotografie col ministro Medici quando inaugurarono la scuola elementare, portai dei film. Ma il ricordo bello del ministro Balsamo, non è solo per morire le frazioni, come diceva Tonino. La cosa è una persona eccezionale, squisitissima. Io l'ho frequentato fino alla fine, sempre, perché è veramente una persona eccezionale. Così come ricordo i compagni che adesso non ci sono, Beatrice, Bericcio, un bel gruppo, ci siamo divertiti moltissimo. Paolo Apparato, il padre di Calasegno, ci siamo trovati tutti, però quando abbiamo fatto la prima la prossima grazie. Volta cercheremo di esserci tutti. Bel ricordo, grazie. Lidia, ciao. Ecco, Lidia è stata la truppa. Io sono fuori dal gruppo. Tu sei fuori la truppa, però sei quella che ha fatto la prima lezione di workshop di pittura col maestro qui presente. Diciamolo. Bellissime quel quadro. Bellissime le foglie. Quadro, poi sarà
un ricordo, due, già due fatte due, con due foglie e due foglie. Ok, bravissima. Bellissima, è stata molto bene. Maria Teresa l'abbiamo anche a me. Però è chiaro che vorrei ringraziare proprio te, Sara per questi video che stai facendo, non solo per quello di stasera, devo dire, visto che io sono la stessa persona, il maestro di pittura e uno degli amici, ma per questa serata ho avuto il pensiero di venire con il tablet per registrare questo ricordo, per raccogliere queste passioni, questi pensieri, questi sentimenti che rinascono in ognuno di noi e che voglio sperare che possano rimanere sempre, per tutti quanti, per perché tutti siamo quanti, di nuovo insieme. Essere, in particolare essere ascoltati e visti a questo video da anche degli amici che mancano questa sera. Grazie Sara, sta sempre con noi anche tu.